Allora Massimo, iniziamo sdrammatizzando con il giallo del gol. Gol tuo, c'è stata la deviazione famosa in barriera? Ma mi sembra che i ragazzi mi hanno detto che c'è stata la deviazione di Raffaele, quindi il gol è suo, ma al di là del gol siamo qui ad analizzare una partita purtroppo non felice, ma per il risultato, perché loro su un calcio d'angolo è purtroppo un'occasione che hanno avuto, ci hanno colpito nelle uniche occasioni che hanno avuto, a parte una dopo 35 secondi, poi per il resto la squadra ha sempre giocato, loro si erano chiusi, ci aspettavano nella loro metà campo, sapevamo che la partita era questa, purtroppo hanno avuto la meglio loro, ma noi non ci abbattiamo. 3 minuti di blackout che sono stati fatali, causalità, mancanza di tenuta fisica visti i numerosi impegni ravvicinati, avete mollato psicologicamente, che spiegazione dai a questo blackout? Ma io non penso che si possa dare colpa all'aspetto psicologico, perché saremmo dei matti a mollare psicologicamente in un derby, primo. Tenuta fisica non lo so, perché la squadra penso che per 90 minuti abbia corso, abbia lottato, ha creato le ultime 2 palle gol al 90esimo, quindi anche questa secondo me non è da tenere in conto. Dispiace perché magari manca qualcosina sotto il punto di vista di attenzione, perché abbiamo preso un altro gol su calcio piazzato, abbiamo preso un gol che forse si poteva evitare il secondo. Dispiace che questi errori sommati dall'inizio del campionato ci stanno portando via punti importanti. C'è da cambiare immediatamente marcia e bisogna farlo a Frosinone contro una squadra in crisi che perde consecutivamente da 3 gare. Vabbè, ma non bisogna guardare la classifica, perché come avevo detto prima della partita con l'Ascoli, è una squadra questa che non merita assolutamente la classifica che ha, una buona squadra, un buon organico, ha problemi societari, ma la squadra è una buona squadra. Poi sicuramente con l'arrivo del nuovo allenatore hanno preso quel piglio giusto, e noi adesso andiamo a Frosinone con la consapevolezza di dover andare a fare una battaglia, e ci prepareremo per questo da domani, sperando di poter portare a casa un punto almeno, o comunque un qualcosa di importante. Iniziamo con la nota forse più positiva di questa giornata, il gol è tuo, di Bonanni, di chi è? Io penso proprio che sia mio, l'ho toccata io all'ultimo, quindi il tiro è stato suo, ma la deviazione è stata mia, quindi in teoria è mio, diciamo. Un esordio positivo per quanto riguarda te stesso, al di là del gol, anche come prestazione, purtroppo sporcato dall'ennesima sconfitta interna che nelle ultime 3 partite ha penalizzato il Pescara. Un punto con il Piacenza, 2 sconfitte, Modena ed Ascoli, che mettono in difficoltà il cammino del team biancazzurro. Sì, diciamo che di queste 3 sconfitte, cioè 2 sconfitte e un pareggio, l'unica partita dove non abbiamo fatto la nostra prestazione ideale è stata con il Modena. Lì meritavamo di perdere perché non c'è stata la reazione giusta, ma in queste 2 partite per me col Piacenza al secondo tempo e con e oggi, cioè, la vittoria era giusta, anche perché loro in 90 minuti hanno fatto un tiro al primo minuto e basta, cioè i 2 gol non si possono neanche definire tiri, quindi perdere così fa male. Prima del match c'era tra virgolette un po' di preoccupazione, una squadra molto giovane, in stato di esperienza, le risposte, nonostante il risultato sia stato negativo, le risposte sul campo sono state buone, vi siete fatti trovare pronti tutti quanti voi giovani, segnale che per il proseguo del campionato si può contare pienamente su di voi. Sì, noi ci impegniamo sempre al massimo, al 100% in allenamento, poi ovviamente guardando i più grandi e ovviamente con i loro consigli, noi non possiamo che imparare e quindi fare bene. Poi oggi è andata bene sul fronte dei movimenti, della compattezza e tutto, è andato male il risultato. Concludiamo sdrammatizzando un po' questa serata un po' pesante per i tifosi biancazzurri. Ci segnalano al CBAD
molto molto bravo sui calci piazzati, non per le deviazioni vincenti come oggi, ma per i tiri diretti in porta. Corrisponde a realtà? E se sì, a chi ti ispiri? Sì, corrisponde in realtà, cioè, non mi sento un fenomeno, diciamo. Mi metto lì il venerdì, le provo, spesso vengono, è normale stare in partita, e farlo in partita è tutta un'altra cosa. Certo, ci dovesse essere mai l'occasione, sicuro non mi tiro indietro, cioè, di sicuro. Puoi ispirarmi... No. Ma tiri alla Roberto Carlos, alla Del Piero, alla Pirlo, come le tiri? No, i miei compagni dicono più alla Bovo, perché essendo un difensore centrale, comunque sì, ci provo, diciamo.